Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Si parla di salute e si parla di dieta, innovativa dieta, in questo caffè di giovedì 10 di novembre. Parleremo di quella che vedete scritta anche in sovrimpressione come dieta del dispositivo, la Kiminasi Diet, per quanto riguarda anche appunto l'immagine proprio alla mia destra. Che cos'è la Kiminasi Diet? Beh, ce lo spiega chi la tratta da vicino. Sto parlando del dottor Francesco Cappi, medico, esperto e specialista in medicina interna, esperto in medicina omeopatica e agopuntura energetica e fitoterapia, che da anni svolge la sua attività a Gubbio al centro medico polispecialistico Cairoli. Lo ringrazio innanzitutto. Buongiorno dottore. Buongiorno. A breve parleremo proprio con il dottor Cappi di cosa è e cosa comporta e come si può seguire la Kiminasi Diet. Prima però soltanto una breve pausa e poi torniamo insieme al caffè. Top Life dal 1990, centro e produzione materassi. Ora è anche centro del divano in un nuovo e unico punto vendita a Gubbio in via Pitagora 20. Lieve, Misia, Rugiada, Viva. Benessere per te e per l'ambiente. Solo da Consauto è in regalo la card soccorso stradale con ogni revisione. La Kiminasi Diet dunque è la dieta del dispositivo, perché si chiama così? Perché questa dieta è amica del metabolismo e si possono perdere sia pochi ma anche tanti chili in un tempo piuttosto breve e sempre sotto stretto controllo medico. Ce lo spiega il dottor Francesco Cappi, collegato con noi, come detto specialista di medicina interna, esperto anche in medicina omeopatica, agopuntura energetica e fitoterapia, che da anni svolge la sua attività al centro medico Cairoli di Gubbio. Allora, dottore, Kiminasi Diet, partiamo dal capire che cos'è appunto e insomma come si può iniziare appunto a seguire questa dieta. Allora, è un programma sicuramente innovativo. L'obiettivo è dimagrire in tempi relativamente brevi, senza rischi e sotto controllo medico, e soprattutto creare un protocollo che permetta di mantenere questi risultati nel tempo. È una dieta che non è soltanto una dieta, ma è una terapia del metabolismo. Infatti nasce da 30 anni di studi che ha fatto un gruppo di ricercatori svizzeri sulle intolleranze alimentari, rendendosi conto che più mangiamo cibi di cui siamo intolleranti, più si creano delle intolleranze crociate con altri cibi normalmente non negativi per l'organismo, e questo blocca il metabolismo. Bloccare il metabolismo significa mandare in difficoltà due ormoni fondamentali, che sono l'insulina e il glucagone. L'insulina prende zuccheri dal sangue e li trasforma in grassi di riserva. Il glucagone fa il contrario, scioglie le riserve e libera zuccheri. Quindi scioglie i grassi. Chi mangia sostanze intolleranti, di cui è intollerante per lungo periodo, tende ad avere un'ipersensibilità all'insulina e un blocco del glucagone, quindi a trasformare qualunque zucchero immette nell'organismo in grassi. Per questo si ha il sovraccarico, il sovrappeso. In base alla quantità di sovrappeso, questa dieta elimina temporaneamente degli alimenti considerati intolleranti e crea, attraverso un meccanismo specifico di cui parleremo, una terapia del metabolismo, per cui riattiva il metabolismo, riattivando il glucagone e permettendo di andare a sciogliere i grassi dalle riserve, esperienza che ho fatto proprio personale, scioglie i grassi nei punti più impensabili e li trasforma in zuccheri.
quindi non si sente la fame, è un protocollo facile da seguire. Detta dieta del dispositivo, per rispondere alla seconda domanda, proprio perché la gran parte dell'azione la fa questo dispositivo, che è un dispositivo medico di classe 1 che si applica sulla pelle sotto l'ombelico, sul meridiano del basso concezione, si attacca con un cerotto semplicemente, si sposta ogni 3 giorni, può farlo il paziente tranquillamente, è caricato con delle specifiche frequenze biofisiche a bassa frequenza, totalmente prive di alcun effetto collaterale, che hanno 3 azioni fondamentali. Curano le intolleranze alimentari, riequilibrandole e cancellandole fase per fase. Questa dieta è divisa in fasi, una fase dura circa un mese. Ogni fase si cambia il dispositivo e si reintroducono degli alimenti che prima erano stati tolti. Rimodula il rapporto insulina-glucagone, quindi permette fondamentalmente di riattivare il glucagone, andare a prendere zuccheri, a smontare i grassi di deposito e a fare zuccheri, quindi tiene alta la glicemia e non si sente la fame. In più ha dei programmi specifici per il collagene è la struttura diciamo, di sostegno di varie situazioni, anche pelle, cute, sottocute, denti, per cui la dieta non crea, come succede in alcune chetogeniche molto potenti che tendono in poco tempo a far perdere tanti chili, ma sono relativamente tossiche. Non tende a far slabbrare, a far perdere tono alla pelle, per cui si ha invece un riassorbimento. La cosa incredibile e interessante che ho sperimentato personalmente è che il fisico, nonostante perde 30 kg, come è successo a me in 6 mesi, il sistema non si smaglia, non perde tono, ma si riassorbe, quindi c'è un effetto ringiovanente. L'altra cosa che fa il dispositivo, l'ultima, è di lavorare sull'energia cellulare, stimolando l'ATP, quindi di fatto si ha una grande energia in questa dieta. Si riesce a lavorare, si riesce a fare tutto. L'esperienza mia è stata che io mai sono riuscito a fare dieta in vita mia. Ci sono riuscito con questo protocollo perché riuscivo a lavorare, riuscivo a non avere fame, avere energia, andare in palestra, cosa che in altri tentativi non mi era mai riuscita. Ecco, dottore, due cose tenderei a puntualizzare. Intanto, perché è pensata questa dieta? E poi anche la durata. Lei ha parlato di 6 mesi per quanto riguarda appunto la sua esperienza. Ci può definire meglio magari anche un po' la tipologia, appunto le tempistiche della dieta? Assolutamente sì. Allora, questa dieta è diretta indifferentemente sia a uomini che a donne. Come età può andare, diciamo, dagli 11 anni massimo, come età minima, fino a un'età che non è definita, dipende dalla compliance del paziente, perché questa dieta è molto libera su un certo aspetto, in quanto poi magari lo vedremo meglio, ma è addirittura a dosi libere per gran parte del percorso. Ma è molto rigida sull'esclusione degli alimenti, quindi se un alimento è escluso in quella fase non deve essere assolutamente assunto. E quindi negli adolescenti, nei bambini e negli anziani, talvolta questo non è sempre facilmente controllabile. Detto questo, diciamo che il calo ponderale che si può trattare è dai 3 kg fino ai 60, 50, 65 addirittura chili. Sto trattando una signora di Roma di 65 kg di calo ponderale. Pian piano chiaramente, e diciamo i tempi vanno, ci sono diversi protocolli, vanno dai 3 mesi fino ai 10 mesi, 3 mesi per perdere dai 3 ai 5 kg e 10 mesi per perdere fino ai 50 kg. Chi deve perdere più chili, esiste poi un sistema diverso in cui si fanno 2 cicli successivi di questi protocolli. Ecco, io dottore sottolineerei anche come lei l'ha già accennato, questa dieta non è chetogenica, non è iperproteica e non è ipocalorica. Dunque, si può parlare di pieno equilibrio naturale? Allora sì, la cosa che veramente sorprende è che non è assolutamente chetogenica. La chetogenica la conosciamo tutti, l'abbiamo tutti provata, probabilmente tutti noi che siamo stati un po' sovrappeso l'abbiamo provata, perché è un tentativo immediato, rapido, veloce di creare un calo ponderale importante. Purtroppo è uno shock, perché libera questi chetoni che sono sostanze di fatto tossiche. Qui non c'è neanche un'iperproteica, perché la quantità di proteine, anche nella fase in cui le dosi sono pesate, perché questa dieta è fatta per il 90% da dosi libere. Dosi libere significa mangio quanto voglio, a sazietà, non devo avere fame, ma non devo andare in eccesso. In una prima fase, per chi deve avere un calo ponderale importante sopra i 10-12 kg, la prima fase ha dei giorni pesati, cibi pesati, quindi possono essere 12 giorni, 20 giorni, piuttosto che un mese. Anche in quel periodo, mangiando comunque soprattutto carne, pesce, frutta e verdura, la quota di proteine non supera quella consigliata dall'OMS, quindi non è un'iperproteica.
Non è un'ipocalorica, in quanto appunto gran parte del percorso è a dosi libere, quindi non importano le calorie. Fondamentalmente è una dieta di esclusione di alcuni alimenti per periodi brevi, con la reintroduzione progressiva. Ed è naturale, non ci sono shake, non ci sono barrette, non ci sono i prodotti quelli artificiali che tante chetogeniche hanno con il pane proteico, piuttosto che tutti quei prodotti comunque chimici. Qui si mangiano prodotti naturali, una dieta che si realizza andando al supermercato, andando in pescheria, andando dal macellaio o in frutteria. E questa è un'altra cosa che mi è piaciuta molto, perché effettivamente è una dieta naturale. Ho ancora un paio di curiosità con lei, dottore. La prima è relativa a quello che ho detto nell'incipit, ovvero ai controlli, perché questa dieta, come detto, ha un controllo costante. Ogni quanto bisogna effettuarli? Allora sì, questa dieta è divisa in fasi. Ogni fase ha un calo ponderale minimo che bisogna raggiungere, che di solito, se il paziente è preciso e obbediente nell'eliminazione degli alimenti, viene completamente superato, cioè si perde molti più chili. Io personalmente dovevo perdere nel primo mese 7,10 kg, ne ho persi quasi 10. Quindi essere precisi è la condizione necessaria per il risultato. Ogni fase dura circa un mese, possono essere 28 giorni oppure 30, in base ai diversi protocolli. Ogni mese viene cambiato il dispositivo e ogni mese si fa una visita. Il medico poi si occupa di monitorare il paziente prendendo il peso ogni settimana, cioè non deve venire a studio, manda il peso sulla sua bilancia ogni settimana, in modo che si riesca a capire l'andamento. Le caratteristiche di controllo della fase sono il peso. Poi, poi quando viene a studio facciamo la bilancia impedenziometrica, prendiamo le pliche, le circonferenze corporee, l'andamento proprio morfologico, vedere come si cambia strutturalmente, come ci si asciuga, come si assorbono i grassi di riserva, e lo specchio è il primo giudice del paziente, dell'andamento della dieta. E l'altra cosa importante è che l'energia. Il paziente ti riferisce spesso di avere buona energia, di non avere particolare fame, di riuscire a fare una vita tranquilla, deve bere molto, perché il dispositivo lavora sui canali dell'acqua, quindi è sul meridiano del vasoconcezione, che è il meridiano che scambia l'acqua, il meridiano lo yin, si dice in acupuntura. Quindi necessario è bere molto, essere obbedienti sull'esclusione degli alimenti, fare una moderata attività fisica che accompagna giornalmente l'alimentazione, fare controlli dal medico mensili per passare la fase e tenersi in contatto con il medico settimanalmente. Ultime due curiosità, dottore, la prima riguarda proprio quello che leggevo anche nel video proprio curato dalla Chimenezi Diet, per quanto riguarda proprio le istruzioni, diciamo così, principali. Si leggeva più si è in sovrappeso e più velocemente si dimagrisce, soprattutto nella prima fase della dieta. Una dieta, dottore, che poi suppongo abbia anche una fase di mantenimento successivo. Ecco, ci spiega un po' come funziona. Allora sì, la cosa sorprendente effettivamente è che più si è in sovrappeso, più il calo ponderale nei primi 2 o 3 mesi è rapido ed importante. Questa è una grandissima soddisfazione, perché una delle difficoltà che io stesso ho sempre provato è che molte diete sono lente, quindi il paziente fa una grande fatica, si impegna molto, ma i risultati sono molto molto lenti. Qui si ha un immediato, rapido e soddisfacente calo ponderale che ti dà una grande energia anche, diciamo, di soddisfazione. E man mano che si va avanti con le fasi vengono reintrodotti gli alimenti che sono stati, diciamo, eliminati nelle prime fasi, e la dieta si semplifica chiaramente fino ad arrivare a una fase finale molto importante, che è caratterizzata dai pasti liberi. La fase finale è 5 pasti liberi a settimana, ma liberi intendiamo completamente liberi. Gli altri pasti sono moderatamente controllati, non ci sono carboidrati e farinacei, però per esempio ci sono latticini, legumi e frutta secca. Quindi diciamo che la fase di mantenimento è compatibile, a mio parere, con una vita sia personale che sociale che relazionale abbastanza facile. Facendo questi 5 pasti a settimana liberi e mantenendo un certo controllo negli altri, il peso si mantiene assolutamente. Ed è uno strumento che poi rimane in mano al paziente per tutta la vita, rimanendo poi in contatto con il medico occasionalmente per monitorare l'andamento nel tempo. Ultimissima proprio curiosità, ma sono previsti dei sgarri alla regola? Allora, diciamo che gli sgarri sono non consigliati mai, ma diciamo nelle prime fasi è un pochino più difficile fare sgarri, soprattutto nel primo mese. Il primo mese è quello di risveglio del metabolismo.
Dopodiché esiste addirittura un dispositivo, si dice salva dieta, cioè che permette di essere, diciamo, cambiato come dispositivo della fase laddove si deve fare un pasto che non è perfettamente in linea. E quindi, diciamo, nell'esperienza personale, anche qualche sgarro non cambia completamente l'andamento del, diciamo, del protocollo. È chiaro che rallenta un pochino la velocità di discesa del metabolismo, quindi dipende molto da come il paziente sta reagendo, dalla fase in cui è e dalla velocità con cui perde peso, con cui ha risvegliato il metabolismo, quindi ha curato l'intolleranza alimentare. Una volta che il metabolismo è risvegliato, le intolleranze alimentari sono ristabilite, il paziente perde peso in maniera veloce e si può permettere qualche deviazione. È chiaro che ogni deviazione può rallentare molto la discesa, e siccome io devo supero la fase, se ho, diciamo, raggiunto un certo calo ponderale, rischio di non raggiungerlo e dover ripetere la fase con un aggravio di costi. E quindi, sinceramente, io non ho fatto nessuno sgarro proprio fino alla fase finale. Adesso sono in fase finale dove mi posso gestire con i pasti liberi in maniera tranquilla. In questo senso i risultati si ottengono, devo dirvi, proprio per esperienza personale è veramente sorprendente. E dunque questa è la dieta del dispositivo, la Chiminasi Diet, amica del metabolismo. Ringrazio tantissimo il dottor Francesco Cappi, specialista in medicina interna, che come detto da anni lavora allo studio medico Cairoli di Gubbio. Grazie mille davvero, dottore, per averci spiegato nel dettaglio proprio in cosa consiste la Chiminasi Diet, appunto per quanto riguarda questo innovativo metodo di dieta. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con il caffè. Ringrazio chiaramente ancora il dottor Cappi, ringrazio il Centro Medico Cairoli e ringrazio chiaramente voi che ci avete seguito. Vi ricordo soltanto stasera chiaramente l'appuntamento alle 19.30 e 20.30 con il TG Alto Chiascio, 19.50 e 20.50 TG Alto Tevere, alle 21.15 torna Volley Break, tutti e di più su Bartoccini, Forti Infissi, Perugia per quanto riguarda la Serie A1 femminile di volley su TRG in prima serata. Grazie a tutti e buona giornata. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Narari rai.